Ciao a tutti e bentornati a Topos in Fabula. Questa settimana vi porto a conoscere un film che secondo me è stato ingiustamente bistrattato dalla critica. Si tratta di Cloud Atlas, film del 2012 scritto e diretto da Lana e Andy Wachowski, le sorelle Wachowski che probabilmente conoscete per essere le registe di Matrix, e da Tom Tykwer, regista tedesco che forse conoscete per Profumo, storia di un assassino del 2006. Ma prima, come sempre, sigla! Iniziamo con un po' di trama. Il film segue sei storie differenti in sei epoche diverse, ma gli eventi di ogni storia si legano ognuna all'altra, mostrando alcuni denominatori costanti. Il diario dal Pacifico di Adam Ewing, ambientato nel 1849, racconta per l'appunto di Adam Ewing, un avvocato americano di San Francisco che si trova a scontrarsi e a combattere contro il razzismo. Il secondo episodio è Lettere da Zedelgem, ambientato nel 1936 in Scozia, racconta del giovane musicista Robert Frobisher e tratta di omosessualità e rapporti tra il vecchio e il nuovo. Poi abbiamo Mezze vite, il primo caso di Louisa Ray, ambientato nel 1973 a San Francisco, che invece tratta dei pericoli legati allo sfruttamento delle risorse, in particolare del nucleare. La tremenda ordalia di Timothy Cavendish, ambientato nel 2012, tratta delle difficoltà dei legami familiari. Il verbo di Sonmi 451, ambientato nel 2144 a Neo Seul, megalopoli distopica della capitale della Corea del Sud. La storia è rotta qui intorno alla giovane Sonmi 451, che è un clone e tratta di ribellione al sistema. Poi abbiamo Slusha Crossing e tutto il resto, ambientato 106 anni dopo la caduta, cioè nel 2321, che apre e chiude il film in una sorta di cerchio, ma di questo parleremo più tardi. Invece mi preme sottolineare come l'ambizione dei registi li abbia portati a trattare il film non solo come sei storie diverse collegate a livello tematico, ma a trattare ogni singolo episodio come un genere totalmente diverso, seguendo tra l'altro l'idea del romanzo di Mitchell da cui è tratto il film. I sei generi sono drammatico storico per quanto riguarda il diario dal Pacifico, il romanzo epistolare per Lettere da Zedelgem, il thriller per quanto riguarda Mezze vite, il primo caso di Louisa Ray, la commedia nel caso della tremenda ordalia e distopico il verbo di Sonmi 451, fantascienza post-apocalittica, Slusha Crossing e tutto il resto. Un altro aspetto, secondo me, notevole è che nonostante sia un film indipendente, non solo ha avuto un budget di 100 milioni di dollari, che per una produzione tedesca è uno sproposito, ma soprattutto ha un cast della Madonna, gente tipo Tom Hanks, Halle Berry, Jim Broadbent, Hugo Weaving, Susan Sarandon e Hugh Grant, cinque dei quali recitano una parte di ogni storia del film a creare ulteriormente una sensazione di circolarità. Tutto questo ha creato moltissima aspettativa, che forse è stato il motivo per cui il film non ha avuto quel successo che ci si aspettava. Ma prima di giudicarlo, come per ogni film delle sorelle Wachowski, bisognerebbe analizzarlo dal punto di vista filosofico. Se Donnie Darko raccontava l'impenetrabilità dei diversi piani temporali e che al massimo potevano presentare un singolo punto di tangenza tra di loro, Cloud Atlas invece racconta una opposta visione del mondo. E il concetto è veicolato fin dalla tagline sulla locandina: tutto è connesso. Con Matrix le sorelle Wachowski hanno palesemente dimostrato di conoscere la storia della filosofia e i suoi temi, e Cloud Atlas in quest'ottica è la loro consacrazione. Disciolta in questa pellicola abbiamo infatti la concezione nicciana dell'eterno ritorno dell'uguale, tanto cara al regista bielorusso Alexander Dunitsky, perfettamente sintetizzata nella frase che abbiamo ascoltato poc'anzi. L'intuizione di Nietzsche è di fatto piuttosto condivisibile, quasi logica. Se consideriamo il futuro come se si estendesse di fronte al momento in eterno,
Ed esattamente allo stesso modo pensiamo il passato, ma ovviamente nella direzione opposta, e questi tenderanno alla stessa condizione, pertanto saranno collegabili come in un cerchio. Vediamola in quest'altra ottica. Se come condizione di partenza del sistema abbiamo a disposizione un tempo infinito e l'impossibilità della distruzione degli elementi, allora qualunque condizione generata dalla loro aggregazione e anche dalla loro disgregazione ci sarà già presentata un infinito numero di volte. Ma non si tratta soltanto di mera ricorsività del tempo o che tutte le condizioni si ripeteranno identiche o si saranno già ripetute infinite volte. Questa idea, tra l'altro, precede di diversi millenni Nietzsche. È infatti un altro aspetto conseguente che è più interessante, quello che coinvolge il piano morale, perciò la responsabilità delle proprie azioni, una responsabilità che va oltre noi stessi, perché ogni nostro atto si inserisce nell'eterno circolo e vivrà oltre la nostra vita. Ed è proprio questo che racconta Cloud Atlas. Ci sono riferimenti anche all'imprevedibilità e alla sincronicità teorica di eventi che racconta la fisica quantistica, così come al concetto di karma, però su questi ho molte meno competenze per poterne parlare con cognizione di causa. Ma andiamo avanti con l'analisi di Cloud Atlas. Anzi, vi consiglio, prima di andare avanti con l'analisi, di scaricarvi l'app di RadioGrad, che è meravigliosa. Ad avermi particolarmente colpito di Cloud Atlas sono soprattutto la padronanza assoluta di sceneggiatura e montaggio. Sei storie che in primo luogo sono presentate separatamente, con il progredire della pellicola si intrecciano sempre più fittamente fino a definire un unico grande racconto, quella che il filosofo settecentesco Giambattista Vico avrebbe definito la storia ideale eterna. Quello che va osservato con più attenzione risiede in tutti i collegamenti tra le diverse linee temporali di Cloud Atlas e i personaggi che le abitano. Infatti, là dove avviene la transizione tra una vicenda e l'altra, che si stabilisce il cuore dell'opera. Raccordi sull'asse, certo, ma slegandosi dal piano meramente visivo, raccordi di puro concetto tra immagini, oggetti e addirittura tra suoni. Per dare un'idea di quello che intendo, un esempio di collegamento emblematico vede un personaggio di un piano temporale desiderare di bussare alla porta di una donna di cui era innamorato. Assistiamo quindi a uno stacco di montaggio che ci porta su un diverso piano temporale nel futuro e a una diversa storia che ci mostra un ragazzo che bussa alla porta di una donna la quale ci ricorda qualcosa. Questa sensazione di déjà vu sussiste poiché è la stessa attrice che interpreta entrambi i ruoli, altro espediente brillante delle registe per veicolare il concetto nietzschiano apprezzato oltre che da Dunitsky anche dall'autore del romanzo, cioè David Mitchell. In un modo o nell'altro è sempre alla porta di quella donna che si va a bussare, ecco l'eterno ritorno che si manifesta. Sappiamo che l'anziano protagonista della prima vicenda busserà alla sua porta, anche se non c'è mostrato esplicitamente a causa dello stacco, non solo perché sul finale lo vediamo in sua compagnia, ma perché il gesto si era o sarà necessariamente ripetuto. Cloud Atlas è un film da detective, ogni inquadratura va perlustrata dallo spettatore in cerca di indizi, perché questi non ci saranno presentati o spiegati palesemente. Su questo si fonda la grande differenza tra due film monumentali come questo e ad esempio Interstellar, che è altrettanto bello, lo sapete che ho un debole, ma è molto più didascalico. Non intendo rovinare a nessuno il piacere di gustarsi attentamente i dettagli visivi di quest'opera facendo un compendio degli indizi che ci ho trovato, ma ho ritenuto utile dare questa indicazione per chi di voi non avesse ancora visto il film o peggio avesse qualche reticenza nel volerlo affrontare a causa delle critiche o della lunghezza, in modo che sappia che per goderne è necessaria una certa concentrazione, quindi direi via i telefoni. La prospettiva deve essere quella di un detective, per l'appunto, che si diverte a scovare le tracce. Il piacere che deriva dalla visione di Cloud Atlas è il piacere moderno della complicatezza, su cui tanto si affidano registi per l'appunto come Christopher Nolan.